Buongiorno. Buongiorno. Dov'è Perdas de Fogo? Là vicino. Che vuol dire Perdas de Fogo? Perdas de Fogo vuol dire pietra di fuoco, perché c'erano tante pietre focaie. Adesso il fuoco lo fanno i missili. Un giorno nel mondo, finita fu l'ultima guerra. Il cupo cannone si tacque e più non sparò. E privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra della... Perdas de Fogo, 1600 abitanti tra pascoli bradi e poca terra coltivata. Era un paese dimenticato. Oggi è la base missilistica di Perdas de Fogo, in Sardegna. Oggi è al centro di un avvenimento drammatico, l'esproprio delle terre. Le bandiere segnano i limiti del poligono di tiro, vasto migliaia di ettari e ancora popolato da circa 15.000 abitanti. Come vivono? Cosa faranno domani? Domande a cui solo gli stessi abitanti possono rispondere. Com'è la situazione qui? La situazione è un pochettino magra. Perché? Perché adesso c'è il lavoro, vero? In poco tempo, poco mese, vero? E si finisce il lavoro. Abbiamo tanti figli, vero, e fuori. Abbiamo due in Francia, uno in Germania, e chi lo sa come va. Poi, in poco tempo, mi tocca migrare anche io, perché qui non c'è più lavoro, si rimangono soltanto, vero, e gli occhi ti piangono in questo posto. 10 anni fa noi abbiamo migliorato le campagne e dei terreni, mentre invece adesso ci sono stati espropriati senza nessun indennizzo, il quale io ho degli urti che sono in mezzo al poligono, e se li semino non mi lasciano passare a regarli, quindi ciò, il prodotto che io dovevo raccogliere viene distrutto, il quale che molte volte io ho protestato presso il terzo Zatta di Roma per essere pagati dell'indennizzo e del danneggiamento che mi è stato fatto, mentre invece loro mi hanno sempre escluso e non mi hanno dato mai niente. Signora, quanti figli ha? C'ho 10 figli. Questa quanti anni ha? Questa ha 8 anni. Gli altri figli dove sono? Gli altri cioè, ne ho in paese, ne ho due in Francia e uno in Germania. E prima di andare all'estero, che facevano? Uno pascolava il bestiame, le capre. L'altro zappava. L'altro faceva del muratore. E il bestiame dov'è? Il bestiame l'abbiamo, siamo visti costretti di distruggerlo perché non c'era più terreni da pascolare. E tu come ti chiami? Iva. Hai paura dei missili? Sì. Perché? Se vanno addosso. Come vanno gli affari? Beh, così così, un po' male. Perché? Perché c'era miseria, fino adesso c'era disoccupazione, insomma. E così anch'io, insomma, gli abitanti non si potevano servire, faccio il barbiere. Voleva andarsene da Perdas de Fogo? Sì, dovevo andare a Roma, insomma, avevo il posto per starmene in continente. E siccome già ne mancano 3 della mia famiglia, 3 fratelli, per non dar dispiaceri ai miei, c'era mia mamma che se la prendeva, sono stato a casa, più per far contenti loro che per me stesso, insomma. Il poligono di Perdas de Fogo comprende i terreni di 10 paesi, da Villa Puzzu, sulla litoranea orientale sarda, a Ulassai, nell'interno, e interessa 4.000 proprietari. Jerzu ha quasi 5.000 abitanti, e tra le case vecchie addossate al monte, ha l'unica cantina sociale della zona, il segno più evidente della ripresa del paese. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Dal chilometro 97, nella vallata del Quirra, proprio sotto Jerzu, cominciano i nuovi terreni espropriati, 30.000 ettari coltivati. Sono il presidente della cooperativa Pallaforatore di Jerzu, che siamo dei più colpiti dello sproprio del poligono di Perdas de Fogo, del salto di Quirra, per cui dal 1953 del mese di luglio ad oggi ci siamo sprecato tanto le nostre forze fisiche in quel determinato terreno. Cominciarono in 200, oggi sono 63. Comprarono questo trattore con 8 milioni raggranellati con sacrificio. E con sacrificio hanno dissodato per 7 anni 138 ettari di terreno avuto in affitto. Serviva a pascolo brado e non molti anni prima da nascondiglio ai banditi. I contadini hanno tolto 60.000 metri cubi di pietre, trasformandole in muri di sostegno e accantonamenti. Hanno aperto in tutto il terreno strade interpoderali, costruito un acquedotto con vasca di presa,
vasca centrale sotterranea di 108.000 litri. Una rete di tubi sotterranei catramati di 2.600 metri. Rubinetti di distribuzione con vaschette. E 12 case agricole di 60 stanze complessive. Una passerella sul rio Quirra, con cavi di acciaio e piloni di cemento armato per un'apertura di 60 metri. Da un anno soltanto cresce l'uva nelle vigne e sono 500.000 di piante di vite, ma tutto dovrà tornare deserto come prima. L'avvoltoio andò alla madre e la madre disse no, avvoltoio vola via, avvoltoio vola via, i miei figli li do solo a una bella fidanzata. Noi 63 soci della cooperativa, se ci tolgono queste terre non vogliamo diventare 63 banditi. La notizia dell'esproprio ha creato in seno alla cooperativa un incubo non indifferente, ha paralizzato il progresso. Si desidera sapere se questo esproprio avviene o non avviene con certezza. Non abbiamo neanche l'idea di andare a lavorare nelle miniere del Belgio e della Germania. Vogliamo rimanere sulla nostra terra perché abbiamo il sacrosanto diritto. Tertenia, 3.000 abitanti. L'esproprio della vallata del Quirra toglierà al paese ogni speranza di ripresa. La miniera di calcopirite è stata chiusa, l'emigrazione è cominciata. Io sono il sindaco di Tertenia e gli espropri a noi colpisce 4.000 ettari di terreno, di cui 2.000 coltivati e 2.000 di proprietà comunale. Nei salti di proprietà comunale circa 5.000 capi di bestiame vivono lì, che dovranno essere buttati fuori. E negli altri terreni e 120 famiglie sono state date da terreni distribuiti in enfiteusi. Oggi purtroppo questo esproprio li butterà completamente fuori, distruggendo la famiglia, quasi dire, vero? Perché loro con soldi significano pagare l'uomo, che l'uomo non si può pagare con soldi, si può pagare con soldi la bestia, le pecore, le capre, si possono anche distruggere e pagare, ma l'uomo no. Questo è quanto noi abbiamo riferito ai comandi aeronautici. Questo è quello che noi ci siamo battuti sempre con gli uomini della regione, con i nostri amministranti, vero? Che però non ne hanno voluto tener conto, come se l'uomo della vallata del Quirra proprio non contasse niente. Loro mi hanno messo una carta geografica davanti e mi hanno detto che era l'impossibilità di fare l'esproprio altrove, che proprio il campo dovrebbe uscire in questa determinata zona. Ok, io indicai allora la carta un altro tratto di terreno, è proprio nelle montagne spogliate fra Baunei e Dorgali, montagna che rimane spopolata e non porterebbe danno. Loro mi hanno detto che erano a 1.800 metri di quota e che lì ho risposto, ma insomma questi missili si raffreddano. Avvoltoio vola via nella limpida corrente, ora scendo un carpetrote, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinar. Dove vola l'avvoltoio? La miniera di Saralà, vicino a Tertenia, ha un giacimento di bario che si estende per 10 chilometri. Che miniera è questa? Questa di barite. Quanti ingressi ha? Due. Con l'esproprio che succede? L'esproprio succede che la miniera si chiude e noi ci buttano via e i padroni saranno compensati del loro capitale che c'hanno e a noi ci mandano a spasso, perché ci hanno fatto così anche una miniera in Tertenia. L'hanno chiusa e noi eravamo a spasso, disoccupati. Io mentre lavoravo un mio campicello a pulire il grano, a un certo momento ho visto un missile che è partito dalla base di lancio in senso verticale, che poi dopo all'altezza di 200 metri si è impazzito e cominciava a rovesciarsi, a dondolarsi a destra e a sinistra, che ha attraversato il paese, che poi è andato a finire sopra il mio terreno, che io mi ho visto questo ordigno passarmi sopra una ventina di metri e correvo da una parte all'altra in mezzo al grano, e poi però è sceso una ventina di metri oltre il mio terreno. L'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Morti possiamo andare via, per quanto vivi resteremo sul posto. Se venisse la pace universale, il disarmo, il campo di perdere del fuoco non si farebbe niente, ma per noi la guerra è già incominciata.
Perdas de fogo vuol dire pietra di fuoco. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla testa mia, ma il rapace li sbrano.